Poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi! Ti devi spaventare! Poracci, benvenuti o bentornati su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che fa ridere ma fa anche riflettere. Oggi parleremo di interessanti novità scoperte analizzando il codice dell'aggiornamento 12.0 del firmware di Switch, del ritorno di Pac-Man in salsa Battle Royale e del rientro di GTA V sul Game Pass di Microsoft. Ma non solo. Prima di iniziare però vi invito a supportare il mio lavoro come meglio credete, magari lasciando un like a questo video o iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se non vi basta e volete essere dei real poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi dove troverete i memini in HD. Ah! Partiamo con qualche notizia al volo. Capcom ha deciso di festeggiare il successo di Monster Hunter Rise regalando a tutti i giocatori dei contenuti in game. Sorpassate le 5 milioni di unità vendute, la software house nipponica ha scelto di festeggiare questo traguardo con tutta l'utenza che ha contribuito all'inizio esplosivo di Rise. Tutti i giocatori potranno riscattare gratuitamente il Kamura Pack 1, un pacchetto commemorativo che raccoglie degli oggetti consumabili utili per prepararsi al meglio prima e durante una caccia. Per riscattare il regalo basterà avere il gioco aggiornato alla sua ultima versione e interagire con Senri il postino, un bonus graditissimo che inaugura nel migliore dei modi il supporto continuo a Rise promesso da Capcom, che continuerà attraverso update gratuiti e nuove prede a cui dare la caccia. Un'iniziativa che va lodata. Brava Capcom! Sul fronte Sony si avvicina la chiusura definitiva degli store di PS3, PSP e PS Vita. Di questa storia ne abbiamo già parlato in precedenza sul Poro TG, oggi però vorrei rimandarvi a una pagina web che ha compilato una lista di tutti i titoli che andranno persi per sempre dopo la chiusura di questi negozi digitali. Si tratta di 138 titoli che diventeranno inaccessibili a meno che non siano stati precedentemente acquistati. Si tratta di giochi minori, ma alcuni nomi potrebbero suonarvi familiari. Insomma, ricordatevi che l'oblio per questi titoli è dietro l'angolo e dopo sarà veramente impossibile trovarli in circolazione. Altro che 3D All Stars. Microsoft, dal canto suo, continua ad aggiornare il suo Game Pass. Mentre dell'offerta di aprile parleremo in modo più approfondito in coda alla puntata di oggi, mi sembra giusto segnalare che anche il gaming in cloud riceve la sua ricca dose di novità. L'azienda di Redmond ha infatti deciso di aggiungere il supporto ai comandi touch alla bellezza di 50 titoli, il che significa che potrete giocare su cellulari Android a titoli del calibro di Sea of Thieves, Gears 5 e Dragon Quest 11, anche senza l'ausilio di un controller Xbox. Vi lascio in descrizione un link con tutti i titoli che verranno aggiornati. Bene poracci, passiamo alle notizie principali del giorno. Neanche il tempo di fare pace con il fatto che l'aggiornamento 12.0.0 non abbia introdotto alcuna novità radicale, che i data miner hanno riacceso la luce della speranza. In fondo ieri lo avevamo detto, il 12.0 potrebbe essere un aggiornamento preparatorio in vista di qualcosa di più grande e infatti il buon Hotmail Dome, un dataminer che più volte abbiamo citato qui sul TG Poro, ha scovato delle linee di codice che indirizzano a delle novità senza precedenti per la piattaforma Switch. L'aggiornamento potrebbe avere infatti introdotto la possibilità di aggiornare il firmware interno della dock stessa, che nel codice viene indicata come Cradle. Quale potrebbe essere il bisogno di una tale novità all'interno dell'ecosistema Switch? Certo, da una parte abbiamo la USB 3.0 sul retro, ancora inutilizzata, che potrebbe essere finalmente sbloccata, ma alcune successive indagini hanno riportato a ben altre conclusioni. C'è infatti anche questa nuova impostazione, che associa la dock alla lettera A, che potrebbe indicare il nome in codice Aula, nickname con cui si pensa Nintendo indichi la nuova revisione di Switch. Il Cradle Aula potrebbe essere quindi la nuova dock per il modello in grado di supportare il 4K. Ad ulteriore conferma di queste speculazioni c'è anche questo nuovo setting interno, che potrebbe suggerire l'utilizzo del 4K DisplayPort in favore dell'USB 3.0. C'è insomma parecchio lavoro di ricostruzione da fare, ma i vari pezzi del puzzle sembrano puntare tutti, in primo luogo, verso una revisione della dock. Nintendo potrebbe scegliere infatti una strada che già avevamo ipotizzato in passato, ovvero quella di lavorare principalmente sull'incremento delle prestazioni in modalità fissa,
proponendo un nuovo modello di dock station, magari con un chip grafico interno in grado di gestire in autonomia l'upscaling e l'incremento delle prestazioni. Oppure Aula potrebbe rappresentare un nuovo progetto composto sia da una revisione della dock che da una new switch, in grado di sfruttare al massimo le nuove caratteristiche offerte in modalità home. Le possibilità sono tante e come al solito non c'è ancora nulla di confermato, ma ormai ci siamo lasciati alle spalle il compleanno di Mario e ci avviciniamo sempre di più al periodo delle E3 e dei grandi annunci. Per me a questo punto, unendo tutti i rumor che sono affiorati nelle ultime settimane, il quadro è sempre più chiaro e penso proprio che nei prossimi mesi arriverà il tanto atteso annuncio di una revisione di Switch. Voi cosa ne pensate? Con la fine del compleanno di Mario abbiamo dovuto dire addio a tante iniziative interessanti, tra cui il divertentissimo Super Mario 35. Ma anche qui neanche il tempo di abituarsi alla scomparsa del Battle Royale, che Capcom e Nintendo hanno annunciato il suo successore spirituale, Pac-Man 99. Ormai possiamo affermare con sicurezza che l'idea di rivisitare in salsa Battle Royale i grandi classici del videogioco funziona alla grande e i titoli che ne escono fuori sono una vera e propria ventata d'aria fresca nel panorama del multiplayer competitivo online. Basato sullo stesso engine di Tetris 99 e Super Mario Bros. 35, Pac-Man 99 condivide le stesse premesse di gameplay dei suoi due predecessori. L'obiettivo è quello di competere con altri 99 giocatori di Pac-Man nel tentativo di rimanere l'ultimo in piedi e nel mentre si prova a sopravvivere all'interno della propria partita, si possono disturbare gli avversari mandando loro diversi tipi di impedimenti. Alla formula base vengono aggiunti così 4 tipi di power-up e altrettante strategie offensive, aggiornando in modo intelligente una formula che, nonostante i suoi 40 anni alle spalle, risulta ancora oggi divertentissima. Il gioco sarà incluso come offerta speciale per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, che potranno scaricarlo gratuitamente a partire da domani. A questa offerta si aggiungono numerosi DLC a pagamento che includono temi personalizzati basati su titoli storici di Namco e anche un'espansione che rende possibile il gioco offline, con svariate modalità. Tutti questi DLC saranno inclusi anche in una versione deluxe al prezzo di $29,99 e quindi credo euro. Sono molto contento per questa aggiunta e spero che, proprio come accaduto per Tetris 99, si concretizzi in un'edizione fisica. Siete curiosi di provare questo Battle Royale? Quali altri titoli storici vorreste vedere riproposti in questa formula? E per chiudere, poracci, vi segnalo che GTA V farà il suo rientro nel catalogo del Game Pass e ne approfitto per segnalarvi tutti i giochi gratuiti che saranno aggiunti ai servizi in abbonamento per il mese di aprile, perché tra Microsoft e Sony ci sono tante offerte degne di nota. Il capolavoro di Rockstar è pronto a fare il suo rientro su Game Pass a partire da domani 8 aprile. Il gioco era già stato aggiunto da gennaio a maggio dello scorso anno per poi cedere il posto a Red Dead Redemption. Oltre che su console, sarà possibile giocare anche su cloud. Altra aggiunta significativa è quella di MLB The Show 21 il 20 aprile. Non che ci sia da strapparsi i capelli per un gioco di baseball, almeno qui in Italia, ma si tratta del primo titolo sviluppato internamente da Sony ad approdare su Pass. Che sia l'inizio di una nuova era? E a proposito di Sony, poracci, se avete una PS5 e il Plus attivo, aggiungete subito alla vostra Instant Game Collection Oddworld Soulstorm, il remake dello storico platform uscito su PlayStation 1. Io ci sto giocando proprio in questi giorni, e per un vecchietto come me è come fare un tuffo indietro nel passato di 20 anni. Un gioco divertente ma brutale allo stesso tempo, ve lo straconsiglio. Mentre sul Now, che è un po' l'equivalente Sony del Game Pass, anche se con qualche differenza, sono stati aggiunti 3 titoli, 2 dei quali da non sottovalutare assolutamente. Sto parlando di Marvel's Avengers e Borderlands 3, 2 titoli perfetti per essere inseriti all'interno di un abbonamento del genere. Insomma, difficilmente sarei disposto a pagare il prezzo pieno per il looter shooter di Gearbox o per l'action adventure di Square Enix, anche se sono convinto che si tratti di giochi meritevoli di essere provati. Per l'appunto, vi ricordo che c'è sempre la possibilità di fare la prova gratuita di 7 giorni al Now, il modo migliore per dare una chance a giochi di questo tipo. Ah, e chiudo consigliandovi ancora una volta Narita Boy, un side-scroller ispirato all'estetica anni 80 che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire. Sul serio, per ora è uno degli esperimenti più interessanti che ho provato quest'anno e se siete poracci e non ve lo potete permettere su Switch, beh, il gioco è disponibile sul Game Pass. Poro approved. E chiudiamo col sondaggione, arrivato colpevolmente in ritardo, ma si sa, meglio tardi che mai, no?
Fantasticando sul sistema operativo di Switch, vi ho chiesto qual è secondo voi la feature di cui più si sente la mancanza e che vorreste vedere aggiunta con un update futuro. Tantissimi di voi vorrebbero l'aggiunta di trofei e obiettivi e altrettanti l'aggiunta dei temi personalizzabili, e porca miseria se vi capisco. Tra i commenti è gettonatissima anche la voice chat e in generale un'esperienza online più al passo con i tempi. Tutti difetti palesi e inaccettabili, ma che ormai purtroppo credo proprio che ci dovremmo portare sulle spalle almeno fino alla prossima generazione di console. Nell'attesa che Nintendo ci sorprenda con un nuovo update che aggiunga 4 icone profilo e nient'altro, potete sempre ingannare il tempo votando sul sondaggione del giorno, o del giorno dopo, dipende dai casi. Vi aspetto nei community post. Votate, votate, votate! E con questo, poracci, era tutto per oggi. Vi aspetto come al solito nei commenti, vi leggo tutti quanti, anche se non sempre riesco a rispondere. Ne approfitto quindi per ringraziarvi per il feedback che mi date sotto a ogni video. E soprattutto vi ringrazio a voi che siete arrivati fino a qua in fondo. Il vostro supporto è sempre apprezzatissimo, non dovevate. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ci vediamo domani. Io sono il Poro Pac-1, Michele Aula, ciao! Poracci, o è più difficile del giapponese? Dove si disiscrivono tutte? Perché? Non so, è troppo aggressivo. Scherzo, scherzo, si scherzo. Non spaventatevi.